Amiche ed amici di Pachino Cam News, un benvenuto come sempre sui nostri canali. Oggi vi parliamo dal nuovo ponte qui di via 25 luglio a Pachino, che dà accesso a chi proviene da Portopalo di Capopassero alla nostra città, e accanto a me l'onorevole Enzo Vingiullo, nuovo centrodestra. Perché abbiamo l'onorevole Vingiullo? Perché lui tantissimi anni fa, insieme alla spinta di Paolo Buonaiuto, ha permesso tutto questo. O sbaglio, onorevole? Sì, devo dire la verità, perché nella vita solo le cose vere poi alla fine hanno la meglio e si affermano. Le menzogne hanno sempre le gambe corte. Questo ponte è stato finanziato a seguito della legge 433 del 31 dicembre del 1991. Quindi stiamo parlando di una legge di 25 anni fa. 25 anni fa, in seguito al terremoto di Santa Lucia, si decise di finanziare tutte le opere che erano state danneggiate dal terremoto. Fra le opere danneggiate vi era anche il ponte, oltre al campanile della Chiesa Madre, che ho curato anch'io il restauro e il recupero delle risorse. Allora, dicevo, Paolo Buonaiuto, avendo queste risorse assegnate, programmate ma non assegnate, diede incarico dai tecnici del luogo di fare questo progetto e mi disse di poterlo seguire. Io ricordo, ero all'opposizione dell'amministrazione Buonaiuto, però come mia abitudine io sono sempre a disposizione dei comuni, cioè non è perché gli uomini miei o le persone che rappresentano me sono all'opposizione, io sono all'opposizione del paese, io sono all'opposizione dell'amministrazione, ma come lo sono adesso, per essere chiari. Ma se l'amministrazione mi chiede una cosa, e dopodiché questa cosa l'abbiamo seguita, sono riuscito a farla finanziare, sono fatto il progetto è stato portato prima a Siracusa, poi a Palermo, poi l'abbiamo fatto registrare alla ragioneria, nonostante le difficoltà economiche importanti che abbiamo, però siamo riusciti a trovare le risorse. C'è stata la gara, siamo stati fortunati, nel senso che è stata trovata una ditta che velocemente ha realizzato i lavori. Questa è una cosa bella che la città di Pachino meritava. Io ho fatto solo il mio dovere, non mi sono mai messo in prima fila a dire sono io. La ringrazio però, perché questa sera mi dà l'opportunità di ristabilire una pagina di verità importante, perché la politica significa anche questo, avere la possibilità di confrontarsi e di dire come stanno le cose. Insomma, anche quando si è in opposizione ma si pensa al bene collettivo, si interviene. Stare all'opposizione non significa perseguitare i cittadini, ecco. Stare all'opposizione significa non riconoscere l'azione amministrativa intrapresa dall'amministrazione comunale, ma fare tutto il possibile perché si diano risposte ai cittadini.